Rossella Acerbo, attrice, doppiatrice e direttrice del doppiaggio. Lei ha iniziato a frequentare le sale di sincronizzazione fin dalla più tenera età. Cosa ricorda di quei primi momenti nel mondo buio e fantastico delle sale di sincronizzazione? Allora, io ho iniziato appunto a 5 anni e l'ho voluto fortemente perché mio fratello, che è molto più grande di me, ha 18 anni più di me, già faceva questo mestiere ed ero appassionata, vedevo la televisione non come una bambina di 5 anni normale, ma sapevo chi c'era dietro, quei volti, eccetera. Tant'è vero che mi ricordo che a 4 anni io ero una fan sfegatata delle Charlie's Angel e la mia preferita era Kelly e la doppiava Flaminia Iandolo, che io non conoscevo perché all'epoca non è che conoscevo i doppiatori, sì, così, come in finestra. E allora la chiamavo tutte le sere perché dovevo parlare con Kelly. E quindi mi è sempre interessato questo lavoro e quando mi è capitata l'occasione di affacciarmici da dentro è venuto naturale come mangiare, come dormire, come tutto, insomma. E sicuramente la passione non basta, nel senso ci deve essere un talento di fondo e io sono stata fortunata anche perché ho iniziato nell'epoca d'oro, dove dovevi diventare per forza brava. Primo perché non c'erano i mezzi tecnici come ci sono adesso che ti aiutano, che io le chiamo le reti di salvataggio. E poi perché erano tutti talmente straordinari questi doppiatori che c'era il tempo di imparare. E lei ha avuto proprio l'opportunità di conoscere e lavorare con le grandi voci del passato. Sì. Potrebbe darci un ricordo di quel mondo magico percepito appunto dai sensi di una bambina? Quali sono le voci che più ricorda con affetto? Beh, come non parlare di Ferruccio Amendola, con cui il mio papà dei Robinson, o anche di Rocky, io facevo il figlio nei cinque, perché quando si è piccoli si fanno anche i maschietti, oppure la straordinaria Rita Savagnone, Maria Pia Di Meo, Cesare Barbetti, Pino Locchi, che era una persona tra l'altro squisita, per me erano una sorta di zii, di parenti, perché essendo così piccola hanno un affetto nei tuoi riguardi, una predisposizione ovviamente che non si ha tra pari adulti, è E ovvio. anche grandi maestri, E quindi, anche grandi maestri. oltre Io poi sono all'affetto. stata fortunata anche a livello di direzione, perché a 6 anni e mezzo, io no, quando vedo quel film non so nemmeno io come ho fatto, quindi sapevo leggere a malapena. Ho fatto con il grande Renato Izzo un film da protagonista, il mio primo film, che era Mommy Dears, Mammina Cara, e che eravamo io e Rita Savagnone. E per chi ricorda il film, era un film drammatico, difficilissimo, perché questa bambina subiva violenza dalla parte della madre, quindi pianti, disperazioni, eccetera. E poi da lì mi è capitata la grande occasione di fare il provino per ET, per la. Di cui fra un attimo parleremo, ma diciamo dal suo giovanile punto di vista, Sì. come appare il mondo del doppiaggio oggi rispetto a quello vissuto in precedenza, quindi a un bambino che dovesse cominciare a frequentare le sale di doppiaggio oggi? Allora, purtroppo io credo che si sia perso un po' la magia della creatività, nel senso, si ha l'idea a certi giorni che questo lavoro sia facile, che sia alla portata di tutti, che lo possono fare tutto. Non è così. Ma non perché voglio dire che il doppiatore deve essere una lobby, assolutamente, perché i miei genitori non c'entrano niente con questo mestiere, perché mio padre faceva il fabbro e mia mamma la casalinga, quindi non sono d'accordo con quelli che perché deve andare di padre in figlio, assolutamente no. Però deve nascere da un talento innato e da una creatività, appunto come il pittore, come il ballerino, come il. Adesso invece purtroppo c'è un approccio a questo lavoro. Da una parte viene considerato solo una macchina per fare i soldi. Innanzitutto, se non a grandi livelli, tutti questi soldi non si fanno, perché se si rimane nel sottobosco è un lavoro decorosissimo, ma sicuramente non è paragonabile a fare il Grande Fratello o a queste cose che dal soldo facile. E per un bambino, secondo me, si deve creare. Ho aperto insieme a 3 miei colleghi, Tiziana Verista, Simone Mori e Massimo De Ambrosis, una scuola di doppiaggio per bambini,
fino a 12 anni, dai 6 ai 12 anni. Ma perché questo motivo? Perché volevo aprire una scuola per guadagnare più soldi? Assolutamente no. Ma perché ci siamo resi conto un giorno, mangiando una pizza all'ora di pranzo, che questo lavoro sta finendo, perché non hai più il tempo di insegnare, non le qualità, perché ci sono grandissimi direttori anche adesso, noi a nostra volta, io ho tanto da insegnare, però purtroppo con i ritmi, con quella macchina infernale che si chiama Pro Tools, per cui ogni anello è trum trum trum, una catena di montaggio, non hai la possibilità di insegnare la dizione, la recitazione. E proprio il doppiaggio, perché io dico che è il gioco più bello del mondo a questi bambini, perché per me, lo spiego molto semplicemente, è come giocare a Barbie o come giocare a soldatini, si fa spazio nella fantasia, tu puoi essere chiunque, e puoi vivere qualunque stato d'animo, qualsiasi avventura, senza però stando dentro quel personaggio, quindi è magico, è come giocare. E io infatti ho capito che era un lavoro a 18 anni, perché io non ho mai pensato al lato economico, e l'ho sempre voluto, e così, e poi i miei amici, diciamo la mia famiglia, ma non la mia famiglia in senso stretto, cioè che già ce n'ho parecchi di parenti nell'ambiente, ma proprio ultimamente che ho perso i miei genitori, mi sono resa conto che la mia seconda famiglia, ma non per modo di dire, è proprio il doppiaggio, perché le persone con cui tu, io sono 34 anni che faccio questo mestiere, con cui sono cresciuta, sono i ragazzini con cui giocavamo, sono appunto Nanni Baldini, Francesco Pezzulli, Barbara De Bortoli, Federica De Bortoli e Ilaria Stagni, noi siamo veramente cresciuti insieme e non con antagonismi, cose eccetera, tanto è vero che quando adesso ci ritroviamo, che siamo un pochino più grandi e dovremmo dare il buon esempio, si ricrea tra noi la stessa atmosfera che c'era quando tra un anello e l'altro 30 anni fa giocavamo ai puffi. E quindi la necessità, diciamo, di coltivare un ricambio generazionale, sì, con questa scuola. Assolutamente. E iniziare da piccoli, perché ovviamente da è piccoli fondamentale. Che può esserci quella giusta formazione sulla quale poi costruire una professione difficile e delicata come quella del doppiatore. E lei appunto ha avuto modo anche di vivere le profonde trasformazioni tecniche, vocali, recitative che si sono determinate nell'arco di tanti anni nel mondo del doppiaggio. Ma vorremmo qui analizzare in dettaglio alcuni dei suoi lavori, e lo nominavamo prima, E.T. Extraterrestre, dove lei è la voce di Drew Barrymore, con la quale poi instaurerà anche un bel sodalizio voce-volto, e in questo film nel 1982 è diretta da Fede Arnaud, che ricordo ha del film e di quella che a detta di molti è stata una delle direttrici di doppiaggio più professionali. Allora, il ricordo del film, non ci rendevamo conto che del successo che avrebbe avuto, perché comunque, però di Fede Arnaud io posso dire che poi è stato l'inizio di un grande sodalizio che è durato finché non è morta, perché l'ultima lavorazione che ho fatto con lei era Fantaghirò, che è stato uno dei suoi ultimi lavori. Ecco, Fede mi ha veramente insegnato tecnicamente questo lavoro. Lei mi ha insegnato a fare i campi, lei mi ha insegnato a fare quello che io sto insegnando ai bambini modestamente, ma lei me lo insegnava facendo, avendo tra le mani un film come E.T. Io, Giorgio Borghetti e Fabrizio Manfredi abbiamo veramente tutte le nostre cognizioni tecniche e artistiche le dobbiamo a lei, assolutamente. Era una grande donna, dall'aspetto un po' burbero, apparentemente molto esigente. Cioè, io racconto sempre che io sono stata per tre turni vuol dire 9 ore, a ripetere la seguente battuta. Gli ho imparato io a chiacchierare, perché Gertie, Drew Barrymore, faceva un movimento con il corpo che si alzava e lei voleva insegnarmi come cambia la battuta con il movimento e riprodurlo al leggio senza muoversi fisicamente, ma con la tecnica, quasi alla ricerca della perfezione, assolutamente. Con lei ho fatto pure Star 80, dove facevo un bambino con l'apparecchio, e ho fatto tutto un film con i cotton fioc in bocca per riprodurre il suono dell'apparecchio, quindi l'attenzione, ecco, appunto alla qualità, alla ricerca della qualità. E nel film Lost in Space, molto più recente, lei condivide il leggio con Cesare Barbetti, di cui le chiediamo un ricordo. Allora, Cesare, Lost in Space, sì, per carità, è uno dei 3 milioni di lavori che ho fatto con lui. Cesare è una persona straordinaria, a me voleva un gran bene, devo dire, e quasi appunto
paterno, e devo dire è sempre stato lui quello che mi ha, diciamo, tracciato la carriera, nel senso che quando si è piccoli, soprattutto a 10-11 anni, ti fanno fare i maschietti, allora lui mi diceva: no, tu devi fare la prima attrice, quindi non li devi fare più i maschietti. Era una bella persona, un grande attore, ma dietro c'era una grande persona, e anche un po', come dire, folle, un po', faceva ridere. Io ho un ricordo di lui che mi faceva ridere proprio, come Pino Locchi. La grande umanità, ecco, sì, di questi grandi maestri. E lei ha dichiarato tempo fa in un'intervista: nel doppiaggio bisogna mantenere la professionalità. Nel film Bobby del 2007, come si è relazionata in sala sapendo di essere diretta da suo fratello Sandro Acerbo? Beh, ecco, pure con mio fratello Sandro, non è che ho fatto solo quello, ma tanti anni io sono abituata a essere diretta da lui, e lui è abituato a essere diretto da me, nel senso che capita quasi quotidianamente. E devo dire che riusciamo ad essere, noi abbiamo, il nostro padre ci ha insegnato un approccio molto rigido con il lavoro, nel senso, noi siamo tutti e tre, Maurizio Ancidoni, che è il presidente della CDC Sefit, che anche lui era un enfant prodige, siamo molto simili, siamo tutti e tre soldatini, nel senso che al momento che entriamo qui non esiste parentele, non esiste niente, e riusciamo ad essere obiettivi, forse anche un po' più duri che con gli altri, perché anzi, proprio perché dalla persona che vuoi bene sei più esigente, perché sai tutto quello che ti può dare, e quindi sempre alla ricerca di quella professionalità iniziata, insomma, con Federnaud. E sul fronte dell'animazione, lei è la voce di Amy in Futurama. La caratterizzazione del personaggio è stata una sua idea o un'indicazione del direttore del doppiaggio? Assolutamente una mia idea, perché io vedevo i Simpson e mi ricordava appunto come tipo di voce la voce della bambina di Simpson, che doppia tra l'altro un'amica, Monica Ward. E allora ho cercato di dare una caratterizzazione un po' così, un po' strana, un po' di queste ragazze di oggi un po' annoiate. Ecco, quindi diciamo sì, è stata una mia caratterizzazione, e sicuramente poi Giorgio mi ha lasciato libero nella mia follia, perché lui è folle come me e quindi mi lascia briglia sciolta, e quindi ottiene da me il meglio. Me lo raccontava, infatti. Ma anche sul fronte delle serie, Friends, Casa Keaton, Genitori in Blue Jeans, la sua voce è stata protagonista di tanti doppiaggi televisivi. Oggi possiamo ascoltarla ad esempio in Fringe. Quanto è cambiato il doppiaggio delle serie televisive dagli anni 90 a oggi? Ma guarda, forse dagli anni 90 non è cambiato, nel senso che già i Friends purtroppo li facciamo già come li facciamo adesso, in colonna separata, quindi ognuno per conto suo, ascoltando il partner in cuffia anziché dal vivo. Quindi diciamo che dagli anni 90 non c'è questo cambiamento, anzi, forse quella macchina infernale che è il Pro Tools ti rende pure la vita più facile, no? Perché i tempi sono stretti, però sei coadiuvato, mentre invece negli anni 90 c'erano bene o male gli stessi ritmi, però c'erano delle macchine infernali, per cui cambiare ogni volta che cambiavi episodio ci metteva mezz'ora la macchina per farlo. E quindi diciamo no, sicuramente dai tempi di Robinson è cambiato, dai tempi di Casa Keaton, dove appunto se tu avevi la fortuna, io facevo una serie che si chiamava agli ordini papà, dove avevamo tutti i ragazzini, o quelle come tante altre, noi stavamo tutti a leggere insieme, quindi voleva dire divertirsi come pazzi, oppure non mangiare le margherite. Noi per una serie ci stavamo 6 mesi insieme tutti i giorni, adesso una serie come Fringe si fa tranquillamente in un mese, l'è bella che è finita tutta abbondantemente, non tutti i giorni. E passando adesso, diciamo, ai rapporti, diciamo, tra doppiatori e doppiatrici, per lei è stato più facile confrontarsi con i doppiatori maschili o con le doppiatrici? Ma devo dire, forse io sono fortunata proprio perché appunto mi conoscono tutti da sempre, pregi e difetti, e quindi io non ho mai avuto problemi né con le colleghe né con i colleghi, nel senso che quando si parla di cose intelligenti, cioè questo lavoro non è soggettivo, molti dicono che è soggettivo, no, questo lavoro è oggettivo, e quando si fa bene
c'è solo un modo per farlo, e quindi quel modo mette d'accordo tutti, anche umanamente. E poi anche, diciamo, la solarità che traspare, insomma, dal suo carattere, sicuramente, diciamo, aiuta nelle sì. relazioni interpersonali. Io sono proprio così, insomma. Nella sua lunga attività di doppiatrice ha prestato la voce a tante attrici straniere. Le è mai capitato di doppiare attrici italiane? Sì, all'epoca, anzi, adesso non capita quasi più, ma tanto tempo fa era la prassi, addirittura noi doppiavamo i film muti, cioè arrivavano i film, li giravano e arrivavano senza musica, senza sonoro, senza niente. Loro in originale dicevano i numeri e noi doppiavamo con delle vere e proprie sceneggiature che venivano fatti dai registi e degli sceneggiatori a posteriori. Io ho avuto la fortuna di lavorare, sono stata diretta da Alberto Sordi, da Comencini, ho fatto Speriamo che sia femmina, ho avuto la fortuna di lavorare all'Egio con Sofia Loren in Mamma Lucia, quindi insomma ho visto proprio il mondo con Renato Pozzetto, con tanta gente. Il cinema italiano. Vanzina, i fratelli Vanzina, quindi proprio. Il cinema italiano in sé che. E non ci trovo niente di male. Assolutamente. Per esempio, a doppiare le attrici italiane, perché io parto dal presupposto che il doppiaggio sia una specializzazione, però non è detto che se sei una bella ragazza, se sei una bella ragazza con un accento straniero. Corrisponde anche una bella voce. Corrisponde una bella voce e corrisponde una bella interpretazione. E non c'era niente di male, perché Claudia Cardinale veniva doppiata da Rita Savagnone, Dwight Fennec veniva doppiata da Anna Rita egregiamente, e forse parte del loro successo l'hanno fatto anche queste straordinarie voci. Marisa Allasio, Maria Pia Di Meo e chi più ne ha più ne metta, perché dava un sapore che forse la presa diretta non avrebbe avuto. Infatti certe volte io vedo delle bellissime attrici che preferiscono non farsi doppiare e magari hanno dei forti accenti stranieri, e secondo me fanno un danno, perché secondo me il doppiaggio può solo aiutare. E c'è chi dice che la voce è il 50% dell'interpretazione, quindi sicuramente nelle fiction di oggi magari qualche attrice anche di bella presenza con una buona voce e un buon doppiaggio potrebbe, appunto. Anche perché molto spesso queste attrici di fiction non sono vere e proprie attrici, perché finché si parla di attrici, allora chapeau, non ci sarebbe niente di male, ma si parla di appunto ragazze uscite dalle veline, da Miss Italia, o da, che non è detto che abbiano avuto il tempo di studiare e che magari sicuramente non sono state scelte per le loro doti artistiche, recitative, ma magari per la loro avvenenza fisica, che non c'è niente di male, perché anzi essendo è una dote anche immagine, quella. Io non potrei mai fare l'attrice avvenente, dove vado? Ma lei in compenso è anche direttrice di doppiaggio. Spesso le capita di dirigere i suoi colleghi con i quali il giorno prima magari ha recitato all'Egio, e si riveste di un atteggiamento severo per ottenere quello che ha in mente, o riesce a ottenerlo conservando un rapporto amichevole? No, assolutamente. Anzi, devo dire che quando sono passata di là, ormai da tanto tempo, perché dal 2003, quindi sono circa 9 anni, io ho cercato di portare di là tutto quello che a me dava fastidio di qua. Io credo che il direttore debba essere soprattutto uno stratega dell'arte della maieutica, cioè deve tirare fuori il meglio del doppiatore. E qual è il modo per tirarlo fuori? Non è sicuramente la seriosità. Un conto è lavorare seriamente, un conto è lavorare seriosamente, perché comunque non è che stiamo salvando vite, né stiamo facendo operazioni a cuore aperto, stiamo recitando. E io credo che un clima sereno, allegro e con delle richieste, ritorniamo un po' al discorso di prima, l'oggettività di questo lavoro, cioè se una cosa è, io comunque metto la mia esperienza al di qua del vetro, mi aiuta di là, quindi quando poi al mio collega gli dico guarda che secondo me, se vuoi te la provo io, ti faccio, con quasi mettendomi a suo pari, e lui si sente a suo agio perché si sente di là supportato, perché sa che c'è una persona che è stata tanti anni di qua e ne è ancora padrona, ha una conoscenza tecnica che ha acquisito dopo tanti anni di direzione, di mix, perché poi questo lavoro non finisci mai di imparare, e di dialoghista, perché io faccio anche la dialoghista.
Quindi sa cosa vuol dire stare dall'altra stare parte? Stare da tutte le parti, perché questo lavoro è una grande filiera, cioè è importante ogni parte del lavoro, il mix, il fonico di doppiaggio, l'assistente, ogni componente è fondamentale. E io credo che tra professionisti la cosa migliore sia lasciar fare a ognuno il suo lavoro, senza prevaricare o snaturalizzare la personalità di ognuno di noi. Cioè, io credo che l'abilità di un direttore sia fare delle distribuzioni ottime, per cui se tu hai scelto una voce per un attore, vuol dire che già te lo sei immaginato in un modo, considerando le caratteristiche di quell'attore, non snaturandolo. E quindi, quando viene qua, tu devi solo cercare di fargli dare il meglio che sa fare su quelle sue qualità. Avendo sempre in testa l'idea originale per il motivo per il quale, certo, appunto è stato assolutamente scelto. E anche, oppure addirittura certe volte, perché non sempre si doppiano opere d'arte, diciamocelo, molto spesso si doppiano delle cose che in originale sono fatte male, ci sono degli errori, delle castronerie, ci sono delle cose che di sceneggiatura che il doppiaggio a volte corregge. Infatti quando mi dicono la cosa dei sottotitoli, sì, sicuramente può essere vero per quanto riguarda i film d'autore, i film dove sono stati spesi milioni di dollari, ma per il 90% di questo lavoro che noi mangiamo e digeriamo in televisione, noi abbiamo a che fare con roba che in originale è fatta male, con gialli che non reggono, che nello script in inglese dico, che magari ci stanno degli errori proprio di sceneggiatura che noi colmiamo. E quindi ecco l'importanza della mediazione culturale. Anzi, più una cosa è brutta e più il doppiaggio la rende meravigliosa. La magia del doppiaggio. E dicevamo prima, suo fratello Maurizio Ancidoni è oggi general manager del CDC Safit Group. Cosa vuol dire gestire una società di doppiaggio ad alto livello come il CDC Safit Group? Guarda, questa domanda non ti so rispondere, perché questa ti potrebbe rispondere solo lui. Sicuramente io ti posso dire da spettatrice, quando lo vedo tutti i giorni alle prese con le problematiche di una grossa azienda come questa, è un eroe, nel senso che ha comunque parecchi grattacapi, e poi avere a che fare con i doppiatori. Noi siamo cavalli di razza, però siamo pure tutti pazzi. Siamo artisti, quindi gestire degli artisti non è sicuramente facile. Allora Rossella, noi la ringraziamo per il suo contributo, la sua disponibilità, gentilezza nell'aprire questa piccola finestra sui ricordi del suo passato e l'esperienza del suo presente e gli insegnamenti del suo futuro. E le chiediamo da ultimo di mandare un saluto a tutti i visitatori del nostro sito ilmondodeidoppiatori.it, l'enciclopedia del doppiaggio. Un bacio grosso a tutti e parlatene bene, parlatene male, purché se ne parli.